L'altro giorno viene da me un ragazzo e mi dice ho trovato un letto per 700 euro. Per me ne sono troppi. Gli ho detto non meriti diventare laureato, perché se imbrogli 700 euro per letto non merito diventare una classe dominante, ma dobbiamo sapere come cogliere una parte positiva, cioè la segnalazione malessere, problema. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha detto questa mattina, rispondendo ai giornalisti sul problema dei cari noleggi per gli studenti. E durante il giorno in cui si sono verificati critiche dall'opposizione per ciò che ha tutta l'aria di essere una gaffa. La posizione del sindaco sulle proteste potrei rispondere continua Brugnaro quindi chiamiamolo bello, dicendo abbiamo proposto di essere ostelli, abbiamo progetti, ma al ragazzo che sta protestando oggi glielo dici. Vuole una risposta immediatamente. Gli dico quel tempo hai riferito del problema, quindi prova a ragionare. Sono andato anche a lavorare durante l'università. Se vuoi fare la vita studiando e bevendo lo spritz, dico che se puoi permetterti anche tu. Il modello del campus americano è, in America. Ma il problema è che siamo in Italia, siamo un paese che vive al lavoro. Voglio cogliere la parte buona di questa protesta, ma dico ai ragazzi se questo è esattamente quello che vuoi o tu voglio autonomia e l'autonomia ha concluso si basa anche sul suo lavoro. L'indignazione dell'opposizione il sindaco Venezia non può dire a uno studente che non merita una laurea perché accetta una stanza di 700 euro affitto. Perché quel sindaco è il primo cittadino che avrebbe l'opportunità regolare i contratti di locazione turistica e non fa nulla. PD Venezia boccia Bocnaro per aver tagliato un'università che ha accettato un affitto elevato. Questa ancora una volta dimostra quanto poco il sindaco conosca la città che amministra, afferma Demsara Arco, delegata alle politiche giovanili per il comune di Venezia, Murano e Burano. Cosa dovremmo pensare a un'amministrazione che non ha strategia sul problema della casa per i residenti temporanei? È Luigi Brugnaro che probabilmente non merita di essere più sindaco. Un sindaco che perde milioni di PNRR se uno studente ha torto nel pagare troppo un affitto. Il leader del gruppo del Partito Democratico Giuseppe Sacca Press. Cosa dovremmo pensare a un sindaco che perde 93 milioni di PNRR? Invece puntare il dito contro coloro che giustamente lottano il diritto studiare e la terza casa, abbi cura essere sempre più il sindaco una città nella sofferenza. E conoscere meglio la realtà. Ci sono molti studenti dei lavoratori, ma è la città che non è molto accogliente perché costa molto non solo l'affitto, ma vengono aggiunte le tasse universitarie e il costo della vita. Oltre a spritz vari servizi, concludono Arco Sacca esortando la giunta a investire nell'abitabilità nel rendere la vita più sostenibile per i residenti stabili temporanei. Per qualche tempo i sindaci tutte le grandi città hanno chiesto, ad esempio, essere.